da Torino vogliamo partire con una nuova sfida, lanciando sempre nuove iniziative che testimonino come FMG è sensibile al mondo dell'architettura e come i nostri materiali si sposino perfettamente con gli impieghi più svariati. Nell'ultimo anno e mezzo con FMG abbiamo dato vita a una esperienza chiamata FMG Extreme, un'esperienza in cui abbiamo chiamato in momenti diversi quattro studi di architettura molto sperimentale, di cui abbiamo qui alcuni dei rappresentanti. Abbiamo invitato il gruppo Lotec, Italo Rota, Gary Chang e Aldo Cibic. Famose lastre della FMG sono l'equivalente di tanti altri prodotti che esiste per altri materiali, e vediamo qui di seguito imballaggi di legno. Questi sono i famosi 2x4 in America, o altri materiali di questo genere. All'inizio il desiderio era comunque di creare all'interno, cioè all'inizio e anche un po' nella realizzazione, quello che abbiamo anche cercato di fare vedere poi con le ultime immagini, di creare comunque degli spazi in cui la gente potesse stare, quindi la possibilità di sedersi, arrampicarsi, appoggiarsi, nonostante le lastre siano quadrate e quindi abbiano anche delle angolature abbastanza forti. Quando mi hanno chiamato a lavorare con questo materiale, per me era un materiale un po', come dire, che non fa parte del mio vocabolario, proprio per le immagini che avete visto prima dei centri commerciali, cioè un materiale che soffre del suo successo. Diciamo, è sempre la gioia di poter avere a che fare con un materiale di fatto nuovo, che non aveva ancora avuto nessun tipo di lavoro sperimentale. Mi hanno chiamato, così ha detto Luca, anche perché a me piace il colore, per cui l'idea che questo materiale si esprimesse con un colore potente, deciso, aveva anche lui la sua parte di comunicazione. Al punto che questo rosso l'abbiamo chiamato rosso Cibic. Questo sono onoratissimo.